Da una come me potete non aspettarvi dei folletti? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Da una folle come me, potete non aspettarvi dei piccoli folletti del Natale? Dei folletti tutta natura, delle pigne raccolte per terra in campagna e del feltro per creare dei folletti barra gnometti troppo troppo carini. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco il semplicissimo occorrente per preparare questa facilissima decorazione di Natale, facile quanto carina e romantica. Allora, una pigna per ogni decorazione, una pignetta di queste lunghe, così le trovate in terra in questo periodo in tutte le campagne. Due pezzettini di feltro, così di panno lenci o feltro o anche lana va benissimo. Due palline antitarlo che hanno esaurito la loro funzione. Due sonaglini di Natale. Un laccetto per ogni decorazione del colore che meglio si accordi al panno lenci scelto e poi una penna che scriva sul legno. Come prima cosa prendo le mie palline e decido quale debba essere il facciotto. Nel mio caso è questo, quindi segnerò semplicemente due palline al posto degli occhi. Vi ho detto che questa ve la faccio veramente, veramente semplice. Prendiamo adesso il nostro panno lenci e tagliamo una sorta di così triangolo con la punta tonda, da cui ricaviamo una sorta di cappellino, ok? I cappellini degli elfi, insomma. Prendiamo il sonaglino e facciamolo passare all'interno del nostro laccetto, così. Quindi, senza neanche chiudere il laccetto, mettiamo un punto di colla all'interno del nostro triangolino e fissiamo i capi del nostro laccetto all'interno e facciamo asciugare per bene. Adesso arrotoliamo all'interno, creando una sorta di cono, il panno lenci così e creiamo un cono della dimensione della testolina del mio piccolo gnometto. Una strisciata di colla, fisso il tutto. Arrivati a questo punto, faccio scorrere anche il sonaglino, metto un punto di colla sull'apice e blocco il mio sonaglino qui sull'apice del cappellino. Così prendo la pallina, la imbibisco bene di colla a caldo, senza bruciarmi, cercando di non bruciarmi, vado a inserirla all'interno del cappellino, così, e poi stringo bene affinché rimanga bene attaccata. Prendo la mia pignetta e tolgo proprio il primo pezzettino, quello dove c'è il picciolo che la tiene attaccata all'albero, e con la colla a caldo faccio sì che il faccino si incolli al resto. Così prendo una striscetta di panno lenci e ne sfrangio le estremità. E poi metto un punto di colla a caldo sul centro, inserisco la mia sciarpina qui, faccio compiere un giro sul davanti ad entrambi i punti e poi vado a fissarli lì dove arrivano. Quindi uno,
e due. E la prima delle mie dolcissime decorazioni è pronta per essere appesa su un freddolosissimo albero di Natale. Adesso faccio quella verde. Ecco gli elfetti portafortuna del Natale, appendeteli al vostro albero e ogni volta che sentite suonare il campanello vorrà dire che Babbo Natale è nei paraggi. Ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Gnometti folletti, mi ci rivedo molto. È un'idea che ho preso da un pin visto su Pinterest milioni di anni fa, che volevo fare da tantissimo tempo. Questi saranno dei regalini di Natale che io farò a delle mie amiche, dei pensierini. Infatti ho preso moltissime pin e li farò con diversificati colori. Sono bellissimi anche grigi e li farò anche grigi. Sono veramente un'idea carina, semplice, low cost. I sonaglini li potrete trovare in tutte le cartolerie, i negozi di belle arti, non costano neanche tanto, poi in questo periodo è pieno di sonaglini. Su, tutti all'opera per riempire i nostri alberelli di simpatici gnometti folletti, bellissimi anche come fermatovagliolo, come decorazioni multiple per la casa. Insomma, sbizzarrite la creatività e fatene un po' ciò che vi pare. Invece una cosa che dovete fare qua innanzitutto è iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Giù trovate il tasto iscriviti, schiacciatelo per non perdervi i prossimi video, cliccate su la campanella e soprattutto lasciatemi un bel pollice in su e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook se pensate che Arte per te lo meriti. Fatelo solo in questo caso, se no amen. Vi aspetto anche sui miei altri canali, Ombretta, il mio canale di beauty e lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a Gabriele. Vi aspetto sempre su Instagram per tante preview, tante novità, tante fotine e tanti mini stories, quindi vi aspetto tutti in tutti i miei social. Ma soprattutto vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Che sia una dolcissima preparazione al Natale, come dolcissimi sono i nostri gnometti folletti. E noi ci rivediamo alla prossima. Ciao! Salutate ragazzi!